Buongiorno a tutti, oggi un nuovo video dedicato allo speciale regali di Natale per bambini e ragazzi e parliamo di Hatchimals. In particolare noi siamo i soliti appassionati, tre uova diverse, due aperte che poi vi faremo vedere anche la schiusa in altri video e sono i vari Hatchimals. Questo piccolino è l'Hatchimals del 2017, questo era l'Hatchimals Surprise con due gemelli dentro del 2018. Quest'anno ci sono dei nuovi Hatchimals per l'Italia che io non ho e sono i baby, ma ho questo, abbiamo preso io e Leon questo Hatchimals Wow che dentro contiene un bestiolino, come li chiamiamo noi, molto grande. Infatti si vede, vi volevamo far vedere la differenza tra le uova degli anni precedenti e questo del 2019. Del 2019 però non è per l'Italia, quindi in Italia se andate sul sito degli Hatchimals italiano non lo trovate, ma lo trovate solamente per gli USA e per altre nazioni. Quindi questo qui è veramente una novità per l'Italia, infatti non ci sono ancora video su questa versione 2019 Hatchimals Wow, è veramente wow perché guardate che differenza, guardate che uovo, è gigantesco. E ve lo facciamo vedere in anteprima, ma vi volevamo far vedere anche la differenza, il confronto giusto, Leon, tra le uova degli altri anni. Se continua così, ho detto a Leon che nel 2020 è facile che nell'uovo degli Hatchimals ci stia dentro anche lui, perché se continuano a crescere così vediamo cosa succede. Questo qui lo vedremo insieme, è una Yamacorn che è un incrocio tra un lama e un unicorno, quindi veramente grande, e lo vediamo infatti dall'uovo. Vai Leon. Eccoci qua con, adesso lo apriamo in qualche modo. Hatchimals Wow. Hatchimals Wow. Wow. In teoria si apre da sotto, sì, si apre da sotto, c'è scritto. Regia, grazie. Ok, grazie, basta. Ok. Tiro sempre di là. Via. qua un millimetro più largo, ok. Qua ci sono, immagino, le istruzioni, come al solito regia le apra, grazie, mentre controlliamo il resto. Ci sono tre chiavi stavolta, essendo l'uovo quattro volte più grande degli altri. Tre chiavi che dobbiamo levare subito per aprirlo. Sì. Ok, leviamo il nastro. Per regia. Vedere le chiavi. Lo fate vedere. Fammi vedere mentre le vedi. Sì, fosse facile. Ok. Vediamo anche questo, un secondo, dove l'altro? Ah, e qua c'è anche, sì, vabbè, la spiegazione. Prima di togliere le chiavi possiamo vedere un attimo le istruzioni. Sì, sì, vabbè, le vuole un attimo intanto. Ecco, ecco qua. Vediamo un po', ci dovrebbe essere comunque anche l'italiano. Regia, sto avendo qualche problema. Ecco. È definita. Ecco, la differenza anche di questo Hatchimals, che non l'abbiamo detta, è che l'uovo si può schiudere più volte perché ci sono 9 personalità del bestiolino, 9, 10. Vabbè, e ogni volta potrebbe uscire fuori una personalità diversa, quindi si può ricominciare il gioco perché l'uovo non si rompe ma si apre in questo caso. Iniziamo a levarne 3, 2, poi la terza la diamo. Pensavo partisse all'ultima, non che... Parte già con la prima chiave. Regia, non riesco a levare le chiavi. Una. Mi manca un... Ok, leviamo via la scatola. Finalmente abbiamo l'uovo. Aspetta, perché qui c'è ancora dentro Regia. Un aprire qui. Apri. Ok. Perché c'è anche un accessorio. Ok, questo non ne avevo idea. Regia, mi serve l'arma di distruzione di massa. No, ce l'abbiamo. Però prendi una forbice. Anche so di distruzione di massa. Mi sa che Regia si sta già schiudendo perché sento suoni strani. Allora aspetta, perché bisogna togliere Lo so. La plastica. Aspetta, si leva con le linguette. No, qua. C'era la linguetta, probabilmente lei non l'ha utilizzata. C'era una linguetta. Guarda gli occhi. Gli occhi dovremmo. Prendo, ma... No, ma si vedono, perché fanno una luce. Però potremmo mettere perché... almeno quel coso là dell'altra volta. Come copertura un po' in più. Piano piano, perché qui c'è ancora questo. Aspetta, non so se questo si deve aprire o no. Leggiamo. Io qua stavo esplorando la scatola, ma è veramente. Hanno delle cose inapribili sti qua degli Hatchimals. Ecco, questo qui è da aprire. Oh mio Dio! Ti muovi il nastro quando vedi gli occhi di colore arcobaleno. Quindi quest'ultimo nastro... Questo, no, questo sì. Questo ultimo nastro che resta
No, aspetta, no, solo quando, quando ci saranno gli occhi arcobaleno, quindi sarà il momento della schiusa. Regia, abbiamo aperto l'accessorio ed è una fragola con dentro robe strane. Con dentro delle paillette. Che non so se si vedono, vabbè, ci sono dentro. È una fragola. Okay. Questo fa versi strani. Ah, ecco, le istruzioni sono un po'. Stavo cercando un attimo gli occhi. Complesse. Oddio, stranissimo l'uovo, ma è tipo gomma. Ma... fanno davvero tanta luce. Però no, regia, così si vedono. Ci sono delle, nelle istruzioni ci sono delle indicazioni che dicono non sollevarmi per il collo o per le zampe, sollevami prendendomi per i fianchi, quando mi accorcio non posizionare le mani intorno al collo o alle gambe o alla base, non spingere mai verso il basso o, non, e non tirare mai verso l'alto, lasciami accorciare o allungare da sola, è una femmina. Afferra la parte inferiore dell'uovo con entrambe le mani per farlo muovere. Non premere la parte centrale o la parte superiore dell'uovo per non farlo schiudere precocemente. Togli il nastro. Ecco, adesso si vedono. Ok, ecco. Ok, non me lo aspettavo così di prepotenza. Non si vede. Si sta aprendo. Oddio, bisogna... No, lasciaglielo. Ballando. È enorme. Oddio, guarda le ali. Regia, le ali sono enormi. È enorme. È enorme. Ma io non l'aspettavo così grande. Possiamo levare? È gigantesco. Direi che possiamo levare. Ma, eccola qua. Cioè, è immenso, anche solo l'uovo. Un attimo solo che lui balla. È viola, come piaceva a lei. È viola. Sì, ci sono due colori, il rosa e il viola. Ah, ecco, abbiamo detto che è un incrocio tra un lama e un unicorno. E qui ha le sue orecchiette e il cornino da unicorno. Aspetta che non so se si vede. Le ali sono dell'unicorno. Eccolo. Regia! Eccolo qua il cornino. Tiriamo fuori, non girava questo. Cioè questo è solo un uovo di plastica. Sì, sì. No, beh, c'ha dei... la chiavetta. Ah, io ho tolto l'unica chiavetta. No. La chiavetta l'hai tolta. Questo qui è un suo... qualcosa. Ok. Ok, è veramente enorme. È altissimo. È alto, tanto che non riusciamo quasi a vederlo nell'inquadratura. Mettilo un po' in grembo. Sempre per il corpo, devi prenderlo. Eccolo. Come si fa a farlo crescere a dismisura di prepotenza? Allora, credo che si debba schiacciare qua. Regia. Ecco. Ma posso un po' giù, dobbiamo un attimo capire come funziona e questo qui dovrebbe essere per dargli da mangiare. Vediamo un po' cosa dice. Regia. Ecco che si sta alzando. Lo sto facendo io, mi sa. Con qualcosa. Ho toccato qualcosa. Ecco. Solo che non riusciamo a vedere. Oh mio Dio. No, aspetta, vediamo se. Ma rimane per pochissimo tempo. No, ma poi volessi che. Non ne ho idea. Aiuto? A modalità di autodistruzione, mi sa. Non so cos'è, sto. Ok, si è ripreso. Forse voleva mangiare, boh. Come si fa a mangiare, scusa? Non posso inclinarlo, deve essere, enorme. No, deve essere questo. Oh, adesso vediamo, cerchiamo di capire perché... Ok, lo attivo io. Allora, sensore tattile della fronte, quindi ha un sensore tattile... Qual? Sulla fronte, fallo vedere perché... Ok, poi... si sta alzando... Ah, sta aprendo anche la luce. Ha il sensore della zampa sinistra, sensore sulla zampa destra, sensore sul pancino. Mi sta schiacciando. E non devi metterci le mani lì. No, ma perché stavo... E anche un sensore sulla parte posteriore della testa. È pieno di sensori. Sì, dobbiamo tirare su bene queste orecchiette. Regia? Si sta allungando. Passa giù come vuole. Regia, non era calcolata questa cosa, aspetta un attimo. Toccami la zampa destra, toccami la zampa sinistra e puoi anche inclinarlo. Ops. Così e tenerlo in braccio. Poi si alza in braccio, non so. Oh mamma mia, è veramente incredibile. Questo è solletico e lui ride. Lei veramente perché è una bambina. Regia. Oddio, arriva a me! Arriva alla mia altezza! Quando sei così, sì. È alto, è altissimo, Oh! Niente, comunque tutto non riusciamo a farlo vedere. Sì, ma non è impossibile. Oddio. È un uovo. Cosa fai? È un uovo.
e quindi dobbiamo semplicemente capire. Comunque è bellissima questa. Parla, dice anche ti voglio bene, dicono le istruzioni, poi vedremo. Sale e scende, però non rimane su. Dietro ha una codina, insomma, è più costosa, decisamente più costosa degli altri Hatchimals. Anche perché è nuova e quindi si trova meno frequentemente scontata. E, però è veramente bella, interessante e soprattutto gigante e all'altezza massima. Adesso mettiamolo un attimo a Nanna. Quando si alza fino a 32 inci, che corrispondono a circa 81 cm, quindi diventa veramente alto. Per dei bambini piccolini diventa alto come loro praticamente, quindi certo bisogna controllarli perché non lo rompano, perché comunque è più delicato rispetto agli altri Hatchimals con questo motorino che fa allungare il collo e le zampe, però è veramente bello. Poi non devi toccarlo perché facciamola rossare un pochettino. E vi volevo dire, ecco, si è svegliata di nuovo. Non devi toccarla. È veramente carina, veramente bella. Tutto in Italia è difficile trovarla. Si trova comunque su Amazon, amazon.it, vi lascio il link qui sotto. E diciamo che oscilla tra gli 80 e i 100-110 euro. E c'è anche su amazon.com, Amazon USA, e lì costa un po' meno. E però ovviamente poi c'è la dogana e tutto per i tempi, per cui non insomma. Invece su amazon.it è disponibile e quindi anche con la spedizione veloce arriva sicuramente prima di Natale, a noi è arrivata in 3 giorni. Insomma, Hatchimals wow, promossa. Viola poi era mia preferita, quindi io sono contenta di averla trovata viola nell'uovo. Ci vediamo la prossima volta con un'altra, un altro Hatchimals e altre idee regalo per bambini e ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao.